Piero Nava è testimone di giustizia, è il testimone oculare dell'uccisione del giudice Rosario Livatino. Non può essere inquadrato, non può essere riconosciuto. Lo ringraziamo per questa intervista che ci concede. Che cosa ci faceva quel 21 settembre del 1990 sull'autostrada per Canicattì? Io stavo scendendo da Enna e stavo lavorando in Sicilia perché ero responsabile commerciale delle quattro regioni del sud e stavo andando in villaggio Mosè. Nello scendere da Enna, che avevo avuto una riunione con due clienti, a un certo punto su un rettifilo stavo sorpassando un'ape carica di uva e in quel momento una moto mi sfrecciò alla sinistra a tutta velocità e c'erano su due ragazzi e notai che avevano la targa coperta. Io mi innervosii per quello, poi dissi vabbè, ma lascia perdere, probabilmente vanno a scuola, sono cominciate le scuole, sono come sempre in ritardo, speriamo che non si impastino. Ho fatto due curve, rettifilo, tutto a un certo punto ho visto in lontananza una macchina rossa con un vetro sfondato, la cintura che pendeva dalla porta, e ho detto adesso si sono impastati sicuramente. Nell'avvicinarmi ho visto una camicia azzurra, così ho sempre detto quello che ho visto che scappava, e una persona che saltava a garrai con la pistola in pugno. Aveva la mano sinistra perché vidi il calcio, evidentemente se la teneva con la destra non l'avrei visto, e una persona ferma col casco con la moto, e io tentai di telefonare subito perché la società aveva messo immediatamente i telefoni in macchina, erano i primi, però non funzionava in Sicilia. Quando arrivavamo lì dissi, conosci qualcuno? C'era chiaramente macchina della polizia, un disastro. Dissi, sì, conosco l'ispettore De Rio, che è quel ragazzo là alto, vabbè chiamalo, sei sicuro? Ho detto chiamalo, da lì mi ha portato in questura e ho fatto la seconda deposizione davanti ai giudici. Io chiaramente non sapevo che ero un giudice, me l'hanno detto lì, non sapevo dell'importanza, tanto è vero che io alla fine ho preso le mie chiavi dalla macchina che erano sul tavolo e gli ho detto, sentite, avete numero di telefono, numero di casa, numero di cellulare, patente, tutto, io devo andare a lavorare. E i giudici che cosa le hanno detto? E mi hanno detto semplicemente, te dove vai adesso? E mi hanno chiuso in una stanzetta con due carabinieri che mi facevano da guardia. Ma io non mi sono reso conto dell'importanza. Era una cosa che non andava bene. Io non mi vorrei sbagliare, ma mi pare che a interrogarla è stata direttamente Giovanni Falcone. È vero, perché lui mi disse, come fai a dire che quella lì era un enduro, un Touareg? In quel momento che dicevo così è entrato il colonnello dei carabinieri. Che, mentre parlo con lei in questo momento lo rivedo entrare, penso lo riconoscerei. E disse, abbiamo trovato nelle campagne di Favara un Touareg incendiato e una Uno incendiata. Lui mi disse, questo ha visto, mi scusi. Dico, no, non si deve scusare, io quello che ho visto lo dico, quello che non ho visto non lo dico. Ho visto questo e questo vi sto raccontando. Non c'è bisogno di scusarsi.